Bellezza e benessere psicofisico. Studio medico dottor Gino Ferroni, medicina estetica, epilazione laser, LPG, lipotren a infrarossi, fisioterapia, magnetoterapia, TECAR, ultrasuoni, ionoforesi, TENS, laser, onde d'urto. Lo studio medico dottor Gino Ferroni si trova a Bastia Umbra, Perugia, in via Firenze 51, info 075 800 16 08. ferronigino@virgilio.it. Pillole di saggezza a cura del dottor Gino Ferroni, medico estetico. Oggi insieme al dottor Gino Ferroni parleremo di pesce azzurro, quindi vediamo un po' le caratteristiche, quello che ci fa bene o non fa bene del pesce azzurro. Grazie Giada, parliamo un attimo del pesce azzurro per una semplicissima ragione. Quando mi trovo a leggere gli esami di routine, molto spesso si trova un po' più di colesterolo, si trova magari qualche acido urico in eccesso, e quindi quando si va a consigliare al paziente qualche abitudine buona, io la definisco alimentare, come quella di mangiare il pesce, mi sento rispondere: ma dottore, sì, lei ha ragione, però il pesce è caro, costa e... quindi naturalmente a volte ne limitiamo l'uso. Io vorrei spezzare una spada a favore del pesce azzurro. Il pesce azzurro, i più diffusi quali sono? Lo sgombro, l'aringa, l'acciuga, le sardine. Sono pesci che a volte consideriamo di seconda categoria e addirittura vengono utilizzati a volte per dar da mangiare ai pesci grandi di allevamento. Questi piccoli pesci hanno invece un alto contenuto di omega 3 e hanno anche un livello molto basso di inquinamento, perché sono pesci giovani. Teniamo presente che in Italia si consumano circa 28-30 kg di pesce all'anno a testa. Queste sono soprattutto di allevamento, quindi abbiamo i branzini, le orate, le spigole. Perché di allevamento? Perché si sono in questo modo abbassati i costi. Però teniamo presente che gli allevamenti sono intensivi e a questi pesci non viene dato soltanto il pesce piccolo, pesce grande mangia pesce piccolo, ma vengono dati anche dei mangimi di origine di estrazione dai cereali. E quindi non è un pesce forzato, e tutto ciò che è forzato, secondo me, cala un po' di qualità. Come dicevo tempo fa, che è sempre preferibile mangiare un pollo di 2 kg che ha raggiunto questo peso in 3 mesi che non che l'ha raggiunto in un mese. Come dicevo, sono ricchi di lipidi, e perché naturalmente il pesce è formato, il pesce azzurro, per il 70-75% di acqua, poi abbiamo un 20% di proteine, l'altro 10% sono i lipidi. Lipidi, quindi, come ripeto, omega 3 ed omega 6, che sono fondamentali per il nostro organismo. Poi contengono anche una piccola quantità di minerali che non è da scartare. Pensate che nel pesce azzurro noi troviamo calcio, ferro, magnesio, potassio, zinco, sodio e anche selenio. Le vitamine sono tantissime, abbiamo la B1, la B12, la B3, la B6, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina A, la vitamina K. Quindi vi rendete conto di quanto è importante il consumare questo pesce. Questo è un pesce, come ho detto, ottimo, perché il rapporto qualità-prezzo è altissimo, costa poco e è molto buono. Alcuni mi dicono: ma è difficile cucinarlo. Ma oggigiorno abbiamo tanti di quei metodi di cottura, che basta prendere un comune libro, scaricare cottura della ringa da internet e troviamo le migliori cotture. Ecco, come dicevo,
il pesce azzurro ci allontana anche un pochettino dai grandi pesci, perché chiaramente quelli grandi, quindi intendo lo squalo, il pesce spada, il tonno, la verdesca, voi capite che un tonno per raggiungere un quintale 120-150 chili di peso è un pesce che ha i suoi tempi, non è più un pesce giovane come potrebbe essere l'acciuga. Quindi nel tempo che cosa ha accumulato il pesce spada o lo squalo o, come ripeto, il tonno o la verdesca? Ha accumulato un po' più di mercurio, cosa che non troviamo invece nella ringa. Ha accumulato i derivati delle diossine e quindi è un pochettino più inquinato, un pochino più inquinato. Invece il pesce azzurro costa poco, non è inquinato e è a sua volta poco inquinante. Perché poco inquinante? Perché naturalmente pesci magari che sono più maturi, a volte anche la lavorazione, ecco, diciamo così, di questi pesci è un po' più complessa, ha bisogno di macchinari, ha bisogno anche di elettricità, ha bisogno anche di quelle lavorazioni che poi gli scarti danno un po' di residui che possono essere anche tossici. Quindi, ripetendo, pesce azzurro cucinato molto semplicemente, mangiarlo almeno una volta a settimana, sappiamo le nostre abitudini di quelle che sono, però provate, come si suol dire, c'era un detto che diceva provate per credere, magari giusto per curiosità, può darsi che vi appassionate anche a questo ottimo, ottimo alimento. Grazie per l'attenzione, ripasso la linea a Giada. Ringrazio il dottor Gino Ferroni, medico estetico, per le sue pillole di saggezza. Vi ricordo che lo studio lo trovate in via Firenze numero 51 a Bastia Umbra, Perugia, telefono 075 800 16 08 oppure al 335 43 45 84. Il centro estetico Progetto Immagine si associa ad un nuovo marchio internazionale, Beauty Premier. Beauty Premier Bastia Umbra offre una vasta gamma di soluzioni per rilassare corpo e mente. Trattamenti per il viso e per il corpo, massaggi, epilazione, manicure, pedicure e solarium. Inoltre, all'interno del centro estetico troverete tecnologie di ultima generazione, laser al diodo, radiofrequenza a viso e corpo, infrarossi. Chiamaci per prenotare un appuntamento. Beauty Premier Bastia Umbra, via Firenze 51 a Bastia Umbra, Perugia, telefono 075 80 11 351.